Ciao hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo della Juventus. Facciamo un'analisi ancora una volta della Juventus. Ragazzi, me l'avete chiesto in tantissimi, io solitamente non faccio post partita di squadre che non siano il Napoli. Fatemi sapere tra le altre cose se è una cosa che vi può interessare con un commento qua sotto. Comunque, prima di parlarne, ragazzi, voglio invitarvi a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Mi riferisco ovviamente al numero DS. Ragazzi, il numero DS rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Gratuita. Dunque, unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione numero 10. Detto ciò, ragazzi, parliamo della Juventus. La Juventus è tornata? Allora, bisogna ovviamente andare per gradi. La Juventus non vinceva da tanto tempo, se non ero dal 31 agosto che la Juventus non vinceva. Parliamo veramente di un mese e oltre di mancate vittorie, il che è abbastanza grave. È vero che di mezzo c'è stata la sosta per le nazionali, però è anche vero che si gioca una volta ogni due giorni praticamente, quindi sono 4-5 partite di magra della Juventus, adesso non ricordo precisamente. Comunque, un avvio di campionato sicuramente non esaltante, tanto per cambiare, degli uomini di Massimiliano Allegri. Però ragazzi, calma a parlare di Juventus tornata, calma a parlare di Massimiliano Allegri ritrovato, oppure Massimiliano Allegri cambiato, oppure di Juventus finalmente votata all'attacco. Perché ragazzi, si direbbe un'inesattezza di livelli mega galattici. Perché dico questo? Io la partita l'ho vista, la Juventus ha dominato, nonostante ci siano stati dei momenti in cui il Bologna poteva far male alla Juve, momenti che il Bologna non ha per niente sfruttato. Bologna che è una squadra in questo momento in costruzione, dopo in ricostruzione, dopo l'esonero di Mihajlovic. Thiago Motta è un allenatore che comunque ha bisogno di tempo, un allenatore ancora tutto da scoprire secondo me, perché ha delle idee interessanti, idee che secondo me a stagione in corso sono sicuramente difficili da realizzare. Ha fatto secondo me un buon lavoro con lo Spezia, ricorderete sicuramente che era in bilico nella partita contro il Napoli, anzi si parlava di esonero sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta, o qualsiasi tipo di risultato sarebbe stato esonerato. Alla fine non è andata così e lo Spezia si è salvato meritatamente, e dunque questa è la situazione del Bologna. Che cosa è cambiato nella Juventus? A me è sembrata una cosa abbastanza evidente, poi può essere anche che mi sbagli. La partita contro il Monza mi è sembrata palesemente una partita in cui la squadra gioca contro Massimiliano Allegri, consapevole dell'arrivo della sosta, consapevole che la sosta potesse effettivamente portare ad un esonero che per forza di cose gran parte della squadra vorrebbe, capitanati secondo me da Leonardo Bonucci, che non è mai stato particolarmente allegriano, ma ce ne sono parecchi che non sono particolarmente allegriani. Mi viene in mente Vlahovic, mi viene in mente Di Maria, mi viene in mente Paredes, mi viene in mente Kostic, me ne vengono in mente veramente tanti, come sicuramente ce ne saranno alcuni che invece parteggiano per l'allenatore, come sicuramente De Sciglio, come sicuramente Miretti, come magari qualche giovane che grazie ad Allegri comunque è riuscito a vedere il campo, a vedere il grande palcoscenico. Però pareva evidente ci fosse una falla gigante e una mancanza di comunicazione tra squadra e allenatore nella partita col Monza. Evidentemente c'è stato un colloquio, immagino ci sia stato un colloquio con la società e con tutti quanti, che la società magari avrà comunicato che l'esonero di Allegri non è una strada percorribile, e quindi si è provato a fare il tutto per tutto. Infatti si è vista una Juventus semplicemente più arrembante, una Juventus che ha provato a vincere la partita, ma a livello di trame, a livello di schemi, a livello tattico, la Juventus non ha assolutamente fatto vedere nulla di nuovo. Trame d'attacco confusionarie, estremamente lineari, estremamente
semplici, direte voi. Sì, ma ha funzionato, la Juve ha vinto 3-0, assolutamente nulla da dire. Però poi così ritorniamo in quel circolo vizioso in cui si dice sempre la stessa cosa: finché si vince è tutto a posto, poi ti ritrovi a perdere, a fare brutte prestazioni e non riesci a spiegarti il motivo per cui fai quelle brutte prestazioni. Ragazzi, la prestazione buona è quella che ti dà la certezza, la possibilità, non la certezza, quella che ti dà la speranza di poter far bene in futuro, perché è sul lavoro che si cresce, è sul lavoro che si migliora. È così che funziona nel calcio del 2022. E di certo Allegri non è che abbia fatto chissà che cosa di nuovo. È stato, secondo me, anche tanto aiutato da un Bologna in condizioni abbastanza pietose. Poi Milik ha fatto un gol meraviglioso. Bello anche il gol di Vlahovic, gran stacco, cross da ala, proprio da esterno d'attacco di McKennie, e poi ha segnato pure Kostic. Quindi è stato proprio all'inizio, è stato proprio un Serbia versus Bologna. Tra l'altro Kostic e Vlahovic che avevano fatto molto bene anche in nazionale, facendo gol e assist. Adesso non ricordo precisamente, mi pare assist di Kostic per Vlahovic, che adesso non riesco più a chiamare Vlahovic, da quando Tudor l'ha chiamato Vlahovic mi viene da chiamarlo Vlahovic. In ogni caso, la Juventus è tornata. Secondo me è più corretto dire la Juventus non è mai morta, perché la Juventus, ragazzi, non muore mai. La Juventus rimarrà sempre la Juventus. La Juventus rimarrà sempre una delle rose più competitive del campionato, una delle rose più lunghe e più forti del campionato, e non la si può mai dare per morta. Poi c'è un altro fattore importante, che la Juventus ha la mentalità vincente, o quella roba intrinseca che hanno solo i grandi club, che hanno le famose strisciate, e quindi non si può mai e poi mai dare la Juventus per morta. Anche perché voi o non voi, magari non le vince tutte, però con la giocata del singolo qualcosa riesce sempre a fare, perché i singoli di livello sono veramente tanti. A proposito di singoli di livello, ragazzi, io voglio parlare di Milik. Ragazzi, Milik è stato bistrattato in qualsiasi modo possibile e immaginabile da qualsiasi tifoso di qualsiasi squadra. Tutti qua: no, Milik non è buono, Milik è questo, Milik è quell'altro. Ragazzi, Milik a qualsiasi critica, a qualsiasi cosa, ha sempre risposto sul campo. Io sono il primo, io l'ho sempre difeso. Poi verso la fine della sua esperienza a Napoli mi era cagato cazzo di come si comportava fuori dal campo, e quindi ho incominciato anche io a chiamarlo Purpo. Ma dal punto di vista calcistico, io come calciatore l'ho sempre 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 apprezzato. Ha un mancino di livello eccezionale, è uno che ha sempre avuto una media goal clamorosa, è un calciatore estremamente associativo. Infatti io in questo momento io sono contentissimo del Napoli, che tiene Raspadori, Simeone, Osimhen. Abbiamo un reparto attacco molto forte anche grazie al lavoro eccezionale che sta svolgendo Spalletti. Però pensate un attimo ad una coppia d'attacco Milik-Raspadori, e secondo me sarebbe stata estremamente interessante. Dinamismo, tecnica, capacità associativa, sarebbe stato veramente molto molto bello da vedere. In ogni caso, Milik, ragazzi, è un calciatore di livello. Quando viene affiancato ad un bomber vero, da un bomber vero, e gli viene scrollata di dosso quel peso della prima punta dell'attaccante da 30 gol, diventa ancora più importante, ancora più determinante, perché ha troppo calcio dentro di lui. Milik ha veramente tanto calcio e tanto quoziente intellettivo calcistico. E niente, questa, ragazzi, è stata la mia disamina sulla Juventus. Mi raccomando, fatemi sapere quello che ne pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù, troverete anche GA7 Shorts, il mio canale di Teleclip, Momenti Iconici, Momenti Divertenti e canale preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre con tutta la vita, forza Napoli!